Comincia oggi quelli che restano, il viaggio della TGR Basilicata alla scoperta delle storie dei giovani che hanno deciso di costruire il proprio futuro nella terra in cui sono nati. Con Maria Vittoria Morano partiamo da Anzi e dal suo cielo. Questa struttura non si sapeva come gestirla e noi abbiamo all'inizio con un'associazione, poi abbiamo deciso di fare imprenditori di noi stessi e quindi di investire in questa struttura e investire nella divulgazione scientifica. 5 anni dopo, la scommessa di puntare sulle stelle si è rivelata vincente. Se il planetario, costruito sulla vetta del Monte Siri a 1067 metri di altezza, oggi è tra le attrazioni più gettonate della Basilicata, il merito va a loro. 4 ragazzi con studi e percorsi di vita differenti, ma uniti dalla passione per il cosmo e soprattutto dal richiamo della propria terra. Noi abbiamo scelto di ritornare nel nostro paese perché prima di tutto crediamo nelle potenzialità dei nostri territori. E soprattutto pensiamo che si può e si deve crescere e creare sviluppo. Una sorta di imperativo morale che ha portato il gruppo, riconosciuto dall'Agenzia Spaziale Europea e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a contare sul supporto della comunità, che come in un circolo virtuoso ha finito con il beneficiarne. La nostra struttura ha incrementato e ha creato un flusso economico anche nella comunità. Unica presenza femminile del gruppo, Vita, originaria di Laurenzana e con in tasca un diploma da segretaria d'azienda. E lei a curare la contabilità della cooperativa e a raccogliere le prenotazioni attraverso i social e al telefono. Ed è sempre lei, ogni volta, a dover guidare i visitatori diretti al planetario lungo percorsi alternativi. Sì, purtroppo quella strada è chiusa. Una delle principali strade d'accesso, infatti, è chiusa per lavori. Il problema della Basilicata è capire come comunicare e arrivare a tutti i target di utenza e soprattutto come migliorare la viabilità. Un limite che inevitabilmente finisce con il penalizzare anche le attività dell'osservatorio. Antonio, Mariano, Vita e Antonio però non si scoraggiano. Per aspera ad astra, recita il famoso detto, e loro che le stelle le scrutano ogni giorno lo sanno bene. Intanto, esaudito il loro desiderio, ce n'è un altro da realizzare. Speriamo che qualche bimbo che adesso viene con la scuola, magari fra 5, 6 anni, 10 anni, possa venire qui come collega.